Buonasera a tutti, vi spiegherò le ragioni di qualche minuto di ritardo, perché quando arriva personalità, soprattutto una persona che riveste un ruolo, intanto dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto come in questo caso Nicola Zingaretti, ambisce anche nell'ambito della candidatura ad essere segretario nazionale del Partito Democratico, credo che per una questione intanto di educazione, ma soprattutto di rispetto verso una comunità che si va ad incontrare, a visitare, si va ad incontrare il luogo delle istituzioni, quindi si tiene a conoscere il sindaco, a conoscere anche quelli che sono i problemi di un territorio. Ecco, questa è una sensibilità che ha avuto Nicola Zingaretti, che proprio in questi giorni altri in questo, proprio questo territorio non hanno avuto. Per questo noi lo ringraziamo e lo salutiamo. Grazie. Soprattutto conoscere quelli che sono tanti problemi di una bellissima città che è stato toccato, diciamo, dal terremoto e che pian piano si sta rialzando. Una città che, come raccontavano gli amministratori qualche minuto fa, registra ancora diverse migliaia di sfollati che attendono la possibilità di rientrare all'interno della propria abitazione. Nicola ha già avuto modo di, è voluto visitare il territorio abruzzese, veramente un territorio che è stato colpito. Tra qualche giorno ci sarà, ai noi, diciamo, l'anniversario, la ricorrenza della tragedia di Ricopiano, ed è una persona davvero sensibile, attenta a tutto ciò che è accaduto e sta accadendo nella nostra regione, ma lo è stata anche e lo è nell'ambito del ruolo che attualmente ricopre del Presidente della Regione Lazio per i rapporti che ha con la nostra stessa regione, che sta avendo, che ha avuto prima con il governatore D'Alfonso, che sta avendo adesso proprio negli ultimi giorni con il presidente Lolli, che a minuti dovrebbe raggiungerci. Porta il saluto anche Giovanni Legnini, che in queste ore, come sapete, è preso con la chiusura delle liste elettorali, a cui rivolgiamo un grande applauso, un grande saluto. Contraddistingue Giovanni, la regione Abruzzo potrà continuare e soprattutto crescere ancora di più ed affrontare i tanti problemi che ha. E io approfitto intanto per salutare delle persone che sono in sala, poi man mano continueremo a farlo nel corso della serata. Saluto il capogruppo del Consiglio regionale Sandro Mariani, il consigliere del Partito Democratico, il consigliere Luciano Monticelli del Partito Democratico, il segretario provinciale del Partito Democratico Gabriele Minosse, l'onorevole, già onorevole Nicola Crisci, che vedo qui seduto nelle prime fila, Luciano D'Amico, il nostro rettore emerito, Anna Marcozzi, presidente del Partito Democratico, i diversi sindaci che man mano vedo in sala, vedo il sindaco di Mociano, il sindaco di Morrodoro, Gianni Giacomo Antonio, di Giacomo Antonio, Maria Grazia Marinelli, segretari di circolo, sono tanti, Gloriano Lanciotti, Piero Chiarini, man mano li saluteremo man mano che arrivano. Saluto Luigi Anni, che vedo anche qui nelle prime file. Quindi davvero un saluto a voi tutti. Come sapete, ottobre 2018 Nicola Zingaretti lancia il suo progetto, direi il nostro progetto, Piazza Grande, cui molti di noi hanno partecipato. A questo tavolo vedete il segretario regionale che è seduto, a cui tra breve darò la parola, che poi racconterà un po', diciamo, quanto sta accadendo in queste ore nella nostra regione, e meglio di me sicuramente sarà, oltre a portare un saluto, saprà anche portare un contributo, diciamo, sia alle dinamiche congressuali, ma soprattutto a quanto si sta facendo per, in vista dell'appuntamento elettorale importante che abbiamo. Quindi dicevo,
Ottobre 2018 nasce, viene lanciato il progetto di Nicola Zingaretti, Piazza Grande, un grande progetto. In quell'occasione Nicola parla di esigenza di rigenerazione. Questo è un termine che è presente ad ogni tavolo. Io ho partecipato a quell'occasione, c'erano tanti tavoli tematici, soprattutto erano presenti tanti giovani e tanta voglia di partecipazione. Un progetto inclusivo, un progetto nuovo, perché di fatto si chiede questo al Partito Democratico, anche di guardare avanti, ovviamente con l'assoluta consapevolezza di quelle che sono le ragioni per cui oggi il Partito Democratico ha perso anche le elezioni, perché sarebbe davvero drammatico se non analizzassimo e non riconoscessimo anche quelli che sono stati i limiti e quelle che sono state le nostre disattenzioni. Guardando ad un partito che sì deve essere autorevole, ma probabilmente cercando di interpretare il termine autorevolezza in modo diverso, perché probabilmente finora abbiamo pensato che il termine autorevolezza potesse significare semplicemente autosufficienza. Io credo, ma questo è un po' il messaggio che Nicola Zingaretti porta avanti nel suo progetto, autorevolezza va di pari passo con la capacità di aggregare ed essere soggetto che dialoga con tanti altri soggetti, non solo di tipo politico ma anche con la società civile, e non necessariamente un soggetto che sempre ad ogni costo deve essere al primo posto. Un esempio di questo modello l'abbiamo qui nella città di Teramo, grazie anche a questa intuizione del Partito Democratico proprio qui a Teramo, il centro-sinistra ha vinto le elezioni, davvero hanno i complimenti al lavoro fatto, ma è un modello già portato avanti nella regione Lazio, dello stesso Zingaretti, in un momento in cui, come sapete, abbiamo perso tutto ciò che c'era da perdere, ma soprattutto è un modello che sta caratterizzando il lavoro che sta facendo Giovanni Legnini proprio in queste ore, quindi è un modello che ha già dato risultati. Certo, siamo di fronte ad un'era completamente diversa, adesso ai noi arrivano più consensi attraverso una critica che attraverso la proposta. Proprio qualche giorno fa Nicola Zingaretti ha lanciato accanto alle 580 comitati di Piazza Grande anche Piazza Web, per dire siamo anche noi un partito moderno, ma facciamo bene attenzione, noi dobbiamo utilizzare quegli strumenti per andare a correggere l'utilizzo scorretto di quegli strumenti che arrivano con le notizie sbagliate, errate, notizie che poi hanno, come dire, fuorviato in qualche modo anche il cittadino stesso. E pensare che la nostra Italia, il nostro paese, non sono nato in Italia come tante persone, ha dovuto in qualche modo consentire, favorire anche l'immigrazione di tanti cittadini a cercare lavoro post guerra, in momenti di crisi, e oggi ritrovarsi ad essere un paese addirittura quasi razzista, è un qualcosa che fa male. Si sta parlando di questo in questi giorni, è un tema che produce consensi senza dover investire, ai noi, risorse, perché abbiamo poi chi, come dire, fa campagna elettorale in un senso e chi la fa in un altro. Sicuramente la campagna congressuale anche che porta avanti Nicola Zingaretti non sta guardando solo ed esclusivamente a quelle che sono le dinamiche interne. Sarebbe un guaio se ci concentrassimo al nostro interno, ma noi lì dobbiamo guardare, perché noi dobbiamo, credo, rappresentare la vera alternativa a ciò che sta in qualche modo trasformando questo bellissimo paese. Per bellissimo paese non parlo dal punto di vista geografico ed estetico e paesaggistico, ma dal punto di vista dei valori, dal punto di vista del sentimento che si sta pian piano lasciando trascinare da un qualcosa di estremamente sbagliato. Detto questo, io adesso mi fermo, perché credo che sia giusto dare la parola al segretario regionale per un saluto, poi si arriva Giovanni Lolli e poi
ci saranno due brevi contributi che coglieremo accanto al saluto del nostro capogruppo al Partito Democratico, Luca Pilotti, e poi daremo spazio a Nicola Zingaretti. Grazie. Grazie. Intanto un saluto a Nicola Zingaretti, benvenuto a Teramo, e un grande in bocca al lupo per questa campagna congressuale, che io credo non finirà il giorno delle primarie, il giorno in cui avremo un nuovo segretario. Quello per me sarà il punto di partenza. Sarà il punto di partenza per me e per tanti dirigenti di questo partito, dirigenti sul territorio, per tanti amministratori di questo partito che giorno per giorno affrontano i problemi della gente e che hanno ancora l'orgoglio di stare nel Partito Democratico. Io conosco i contendenti in campo, faccio veramente gli auguri a tutti e chiedo una cosa, ma è una cosa che ho già sentito da Nicola, devo dire che ho già sentito anche da Maurizio Martino, e questo mi fa anche piacere, che è quello dell'unità. Perché dentro il partito ci sono aree, ci sono sensibilità, ci sono maggioranze e minoranze, ma comunque ci deve essere unità. Noi abbiamo perso per tanti motivi, ma tra questi motivi c'è anche la grande lacerazione e divisione che questo partito ha subito al suo interno negli ultimi due anni. Ben venga questo congresso, per me doveva arrivare anche prima. Quello che chiedo è, lo chiedo a nome dei tanti dirigenti e segretari di circolo che incontro quotidianamente, giornalmente, quello di stare uniti, perché questo paese ha bisogno di un grande partito progressista. Di quel grande partito progressista che nacque 10 anni fa con delle felici intuizioni di chi sciolse i due partiti e invece di fare l'operazione opposta fece l'operazione di unione tra esperienze diverse. Dobbiamo recuperare. E oltre all'unità, però questo lo chiedo a voi, chiedo l'entusiasmo. Perché guardate, noi abbiamo in vista un appuntamento che è importante come quello delle regionali, ma che è importantissimo come quello delle europee. È una grande partecipazione a queste iniziative e la risposta più grande e più forte che chi vincerà potrà avere in prospettiva futura. Io sono stato oggi, vengo anch'io da Roma, abbiamo avuto una riunione dei segretari regionali in cui diciamo, si è espressa la preoccupazione. A maggio non si voteranno solo alle europee, si voterà in migliaia di comuni, voteremo in tanti comuni capoluogo, lo voteremo a Firenze, voteremo qui da noi a Pescara, a Montesilvano, a Giulianova, e siamo in una situazione in cui abbiamo bisogno di un contributo del partito, abbiamo bisogno di quel contributo dal Partito Nazionale che da troppo tempo sui territori non abbiamo. Quindi un grande in bocca al lupo, spero che Nicola diverrà segretario del Partito Democratico, in ogni caso quello che spero è una grande unità, ci vuole l'entusiasmo e ci vuole la passione. Noi stiamo ponendo qui in Abruzzo, stiamo anticipando qui in Abruzzo quello che io credo sia nelle linee di chi oggi si sta candidando a questa segreteria del partito. E cioè quello di ricostruire un campo largo di centro-sinistra che si è rinsecchito. Noi stiamo costruendo un progetto più largo e il Partito Democratico ha mostrato in queste settimane, in questi mesi, una generosità che va soltanto apprezzata. Una generosità che abbiamo espresso nei confronti anche di chi ha avuto da ridire sul Partito Democratico. Ma lo abbiamo fatto per abbracciare un progetto più ampio. Abbiamo ottenuto la candidatura di una persona autorevole, di grande profilo istituzionale, ma non bastava. Stiamo costruendo una grande forza progressista che parte dalla sinistra, addirittura, saluto anche Giannella, ci sono esponenti in lista di sinistra italiana,
Abbiamo intercettato quel mondo cattolico e moderato che non può andare insieme a partiti come la Lega su questo territorio e stiamo costruendo una prospettiva di vittoria. E guardate, lo possiamo fare a condizione che ci crediamo. E lo possiamo fare, qui la testimonianza ce la dà Nicola Zingaretti. Il 4 marzo abbiamo avuto la sconfitta più grave dalla storia della Repubblica e nel Lazio Zingaretti è stato di nuovo rieletto governatore della regione. Quindi non è vero, non è vero. La cifra del Partito Democratico, quando parlavo di generosità, sarà anche oltre il consenso che il Partito Democratico riuscirà a ottenere e sarà anche oltre, perché in questi giorni noi stiamo dando il consenso e l'assenso a che i nostri dirigenti vadano anche ad aiutare liste avversarie, liste coalizzate con noi. Abbiamo avuto una generosità e una disponibilità così ampia da, diciamo, assumere un profilo basso, assumere un profilo moderato, perché ci convinceva e ci convince quel progetto. Guardate, intorno a Giovanni Vignini ci sono 8 liste e quando ci sono tante liste è perché la prospettiva che tu stai dando è una prospettiva di vittoria. Perché nessuno viene con te se salito per perdere. E ci siamo con la nostra storia, col nostro simbolo, a dispetto di quanti volevano che non ci fosse, e ci siamo ancora una volta da protagonisti. Dipende da noi, dipende da voi, dipende dalla capacità che noi abbiamo di metterci entusiasmo e di crederci. E se ci mettiamo l'entusiasmo per questa campagna elettorale, così come io vi chiedo di mettere entusiasmo nella campagna congressuale, io credo che già nei prossimi mesi l'aria, che già adesso sta un po' cambiando, continuerà a cambiare e forse riusciremo a rientrare in sintonia con questo paese da cui per troppo tempo ci siamo distaccati, perché forse abbiamo pensato più alle nostre questioni interne e un poco meno a quelle che erano le reali esigenze delle persone che non trovano risposta, guardate, dalle ricette che stanno dando adesso. Non lo trovano, non le trovano perché non ci sono, ma noi dobbiamo avere la forza di dare una prospettiva diversa e soprattutto un'alternativa diversa. Io credo che quello che sta succedendo finalmente nel Partito Democratico vada nella giusta direzione. Quindi io vi dico tanti auguri a noi, tanti auguri al Partito Democratico, tanti auguri a Giovanni Legnini e alla sua coalizione, tanti auguri a Nicola Zingaretti e al Partito Democratico affinché riprenda il cammino che da troppo tempo si è interrotto. Grazie segretario, saluto anche Gianni Di Pietro, onorevole Gianni Di Pietro già deputato. E diceva poco fa il segretario le attenzioni che ci sono su questo congresso, che sono davvero tante, e io per questa ragione saluto anche questa sera in sala, mi sembra di aver visto il segretario provinciale di Sinistra Italiana e rappresentanti di varie associazioni, a testimoniare quanta attenzione c'è su l'andamento del nostro percorso congressuale. Do la parola al capogruppo del Partito Democratico qui alla città di Teramo, Luca Piotti. Buonasera a tutti, a me tocca il compito molto gradito di dare il saluto del gruppo consigliale del PD al Comune di Teramo, al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. È davvero un evento gradito per noi averlo qui, così come è molto gradito constatare la presenza numerosa di così tante persone nonostante l'inclemenza del tempo. Io non ruberò tempo alla platea, perché penso che sia molto più interessante invece sentire direttamente il Presidente Zingaretti, però una cosa mi piace dirla. Io credo che il compito di Zingaretti in questa operazione molto coraggiosa sia un compito pieno di sfide molto belle, perché Nicola Zingaretti, per usare le parole di un drammaturgo inglese del 1900, ha un compito, quello di ridare entusiasmo a una comunità
che questo entusiasmo non lo ha perso, forse si è solamente un po' sopito, e credo che Nicola Zingaretti debba fare sue le parole di George Bernard Shaw, che diceva che ci sono persone che vedono le cose e si domandano perché. Io vedo cose che non sono mai esistite e mi dico perché no. Ecco, questo è l'augurio che io faccio a Nicola Zingaretti per il suo lavoro, di poter recuperare una comunità che vada al di là ovviamente del Partito Democratico e che sia capace di ridare speranza alla gente e di guidare questo paese con una classe dirigente all'altezza dei compiti che ci aspettano nel tempo. Grazie. Ora sono alcuni brevi contributi, poi lasciamo spazio a Nicola Zingaretti. Paolo Pratensi, studente universitario. Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Io parlo sia come militante dei Giovani Democratici, sia come rappresentante degli studenti, sono il Presidente del Consiglio degli Studenti qui all'Università di Teramo. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo visto che anche questo governo ha preferito tagliare, anzi accantonare, perché il Vice Ministro Fioramonte ha detto no, noi abbiamo accantonato perché altrimenti ci toccava la procedura di infrazione. Un governo che punta sulla mediocrità, no? Che secondo me non sono commenti, è incommentabile, però lei per noi studenti, più che altro tutta la comunità di ragazzi che non hanno una prospettiva di crescita, che cosa propone? In questa legge di bilancio, appunto con questi tagli, è stata confermata una figura, la figura dell'idoneo non beneficiario, cioè tu lo sai che non hai il diritto allo studio, però non hai neanche i soldi, quindi quali sono le sue proposte? In più, un mio amico dice sempre, quando il PD era all'opposizione e lui era rappresentante di istituto, le persone facevano i complimenti perché, sai, fai parte di un partito che è all'opposizione che dà prospettive di crescita, un partito di sinistra. Ora ci prendiamo le parole e a volte ci vergogniamo di cacciare la tessera. Il PD tornerà ad essere a fianco di noi giovani. Grazie Paolo, ora la volta di un amministratore, assessore della pubblica istruzione di Bellante, Francesca Di Gregorio. Grazie, buonasera a tutti. Da amministratore... Allora, da amministratore locale abbiamo la possibilità di realizzare molte opere che sono il frutto del lavoro del precedente governo. Il problema però qual è? Che effettivamente poi tra la gente questo messaggio non passa, per cui c'è un problema che ci portiamo avanti da diverso tempo, che è proprio quello della comunicazione. Abbiamo sbagliato la comunicazione, proprio perché, ripeto, in giro, nella collettività non c'è questo senso di ciò che poi è stato fatto, perché poi comunque chi adesso governa è stato bravo con gli strumenti a disposizione, con il web, con i social, con tutte quelle che poi sono le attuali forme di comunicazione, a portare avanti il loro messaggio denigrando quello che poi di buono effettivamente il governo ha fatto. Quindi le volevo chiedere che cosa pensa di fare per quanto riguarda appunto l'aspetto comunicativo, al di là poi di quella che è appunto piazza web, per contrastare le fake news e comunque per comunicare meglio poi quelle che sono le strategie di crescita per il partito. Grazie. Ora la volta di Michele Raiola, studente in giurisprudenza.
Buonasera, buonasera. Allora, io oltre a parlare come studente, faccio una piccola premessa. L'esperienza che porto è quella di vicepresidente del comitato di quartiere Teramo Est, che purtroppo, tra l'altro, che è nato da poco e che deve affrontare diversi problemi riguardanti il terremoto, dato che la stragrande maggioranza degli sfollati si trova da noi, e comunque anche una desertificazione del nostro quartiere. Ma appunto tramite questa esperienza nostra, io ho notato una cosa, che i cittadini hanno una voglia irrefrenabile quasi di voler partecipare. Veramente ho notato proprio questo, che si sono sentiti quasi in questi anni in tensione, avevano quasi vergogna di dire la propria, no? Però forse perché, come tra l'altro ha ammesso anche lei, in questi ultimi decenni si è perso quel rapporto col territorio che effettivamente serve alla politica in generale, non solo partitica, e penso proprio che il fulcro di una rigenerazione della politica in generale, io parlo da non tesserato di nessun partito, nonostante qui in sala molti lo sanno, conosca la vita partitica, e devo dire che il punto, secondo me, su cui bisognerebbe creare il fulcro di questa nuova politica è proprio l'articolo 49 della Costituzione, no? Tutti i cittadini sono liberi di associarsi per partecipare, naturalmente ai partiti, con metodo democratico alla vita politica del paese, della nazione. È proprio questo, cioè tutti devono sentirsi partecipi, non devono sentire, non c'è più quella voglia, anzi non c'è mai stata la voglia, ma adesso c'è la voglia proprio contraria, ad andare contro, all'essere passivi nei confronti di ciò che viene dall'alto, delle decisioni che vengono prese da persone con determinate cariche e prese naturalmente in stanze chiuse, no? E adesso hanno voglia di fare ciò, di partecipare, di essere protagonisti. Probabilmente anche la chiusura di alcuni circoli ha avuto un ruolo fondamentale in questa disgregazione e ha dato anche potere al Movimento 5 Stelle, alla Lega, che si sono naturalmente hanno sfruttato questa desertificazione della rappresentanza politica nei territori. Quindi io vorrei capire lei come ha intenzione di agire proprio nei confronti di ciò, nei confronti della partecipazione, nei confronti dei cittadini singoli, insomma. La ringrazio. Grazie Michele, salutiamo intanto Manuela Pasquale, presidente dell'Istituto Zoologico di Attico di Teramo, che ci ha raggiunto. Allora, io direi di lasciare a questo punto spazio al candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Grazie, ovviamente grazie per questa serata, che per me poi continuerà perché abbiamo due altri appuntamenti fino a notte tarda, anche ieri erano tre, domani saranno altri due, e per fortuna in tutta Italia sta iniziando una bella mobilitazione, di incontro, di momenti di discussione, di preoccupazione per quanto sta accadendo in Italia, ma anche finalmente di tanta voglia di reagire. E io voglio dire alcune cose molto semplici, ma anche in momenti come questi che ci aiutano a capire cosa sta accadendo e come riuscire ad essere più forti. La prima cosa che voglio sottolineare e chiamarvi a vedere, può sembrare banale, ma non lo è il fatto che noi stiamo discutendo, e io sto parlando come futuro, come candidato, possibile futuro leader di un partito, ma in questa sala, nella propaganda che l'ha preparata, non compare nessun simbolo di partito. Abbiamo costruito questa rete di appuntamenti Piazza Grande, vi invito a costruire nei quartieri, nei comuni,
nelle scuole, nelle università, dei comitati unitari Piazza Grande, cioè delle occasioni di incontro, di confronto, di discussione tra esperienze diverse, tra esperienze che si conoscono, tra esperienze però che sono portatrici di punti di vista più diversi. Guardate, questo è molto importante. Una delle cose che io credo noi non dobbiamo fare è vivere una stagione congressuale tutta chiusa dentro un processo politico fatto di pochi, di militanti che magari, come giustamente hai detto, litigano sul passato. Se è vera la lettura del pericolo della democrazia, anche il congresso e Piazza Grande deve essere l'occasione per andare a chiamare tutti, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi non ci ha votato, chi ha votato un altro partito, chi ha votato ma adesso ha capito che bisogna riprendere il filo di un ragionamento. Guai a non capire che uno dei problemi più grandi che abbiamo avuto è stato forse quello della paura e della demonizzazione delle differenze. Noi che crediamo in un mondo diverso perché fa delle differenze una ricchezza, poi a volte abbiamo corso il rischio di dividerci ogni qualvolta c'era qualcuno che non la pensava come noi. No, noi dobbiamo ricostruire e ricominciare a costruire una comunità di persone che vogliono essere prese in considerazione. Piazza Grande non è una frase a caso, perché piazza è la piazza. È il luogo dove noi andiamo nei nostri comuni quando abbiamo paura, quando vogliamo incontrare qualcuno, quando ci sentiamo soli, quando vogliamo lottare, quando vogliamo discutere, quando vogliamo incontrare qualcun altro, e noi dobbiamo riscoprire questa idea collettiva del fare politica, anche con esperienze diverse ma unite su un grande obiettivo. Io lo dico subito, non credo nel partito del leader, credo in un partito con un leader, che è una cosa molto diversa, è una dimensione collettiva che fa della ricchezza delle persone, delle idee, della voglia di partecipazione di tanti che non vedono in noi l'opportunità di partecipare, invece una grande forza. Ed è qui la forza dell'esperimento di Giovanni Legnini. Io mi permetto di dire, non da abruzzese ma da osservatore della politica e dell'Abruzzo, ai cittadini dell'Abruzzo due cose importanti che stanno vedendo. Primo, un appello, mi permetto di dire: difendete l'Abruzzo. La battaglia elettorale qui non è davvero solo per Giovanni o non Giovanni, qua bisogna difendere questa terra, perché se qualcosa è chiaro in questi 7 mesi di governo della Lega è che sono bravissimi a parlare, bravissimi a denunciare i problemi, bravissimi a rappresentare i problemi e totalmente incapaci a risolvere i problemi, lasciando sole le persone. Questa è la vera cifra. Avevano promesso la rivoluzione e la prima grande occasione per affrontare il tema della rivoluzione che volevano attuare è stata quella legge di bilancio che aumenta le tasse, blocca l'assunzione dei giovani, taglia i fondi alla scuola, taglia i fondi all'università, come abbiamo visto blocca l'aumento delle pensioni, elimina quasi 1.700.000.000 di euro di investimenti, in una maggioranza che litiga oramai su tutto e sta bloccando tutte le opere pubbliche, e quindi tra la distanza tra quello che dicono vogliono essere e fare, facendo queste passeggiate dove parlano della Nutella, dei selfie, delle cose, però è prendere in giro le persone che poi rimangono sole. E quindi la battaglia elettorale in questo caso è difendere una terra, difenderla partendo dai problemi, costruendo grandi alleanze come sta facendo Giovanni. E mi permetto di dire, da presidente di regione, lui è la persona adatta anche solo per un motivo, perché è un numero uno dell'Italia, ha un'esperienza nazionale che è quella che conosciamo, e guardate che i prossimi anni saranno durissimi, lo dico da presidente di regione, e quando si sta sul ring una comunità deve mandare sul ring il meglio che c'ha tra di loro, perché bisogna combattere, e se Legnini fa il presidente dell'Abruzzo, l'Abruzzo è più forte. Questa è la verità che noi dobbiamo dire ai concittadini. Se non c'è lui, l'Abruzzo è più debole. Questa è la verità, perché le liste 5 Stelle, dopo aver preso i voti dell'Abruzzo, se ne fregano, come se ne sono fregati dei cittadini, dei lavoratori,
degli imprenditori ai quali hanno aumentato le tasse. E quindi c'è una bella battaglia da fare. Piazza Grande è a disposizione di questo obiettivo politico. Ora vedete qual è, a mio giudizio, la posta in gioco, e perché anch'io, come tanti, ci siamo buttati nella mischia, e qual è la vera questione che abbiamo davanti, che non dobbiamo aver paura di dircela per uscire dal rischio del torpore. Noi non dobbiamo essere pigri in questa fase storica. Io lo so, ci sono stati tempi nella storia della Repubblica nei quali bastava esistere, stare sulla barca, il vento andava nel verso giusto, tiravi sulle vele e le idee, i valori andavano avanti. Non è questo il tempo. No, il vento è contro vento, e quindi occorre passione, come hai detto giustamente, coraggio e voglia di combattere. E se io mi sono buttato nella mischia nuovamente è perché ho visto subito dopo il 4 marzo qualcosa che non mi è piaciuto e ho avuto paura, ed è ancora dentro la stagione politica che stiamo vivendo. Ma non ho avuto paura del 4 marzo, di quella botta elettorale, perché in politica si vince e si perde. Noi non possiamo avere paura delle sconfitte. Io ho avuto paura della difficoltà di rialzarsi in piedi, ho avuto paura del 5, del 6, del 7, dell'8 e del 10 marzo, e cioè del rischio ancora presente che noi dobbiamo superare, di una lettura della sconfitta elettorale che ci sono state alle politiche come di una lettura liquidazionista. Abbiamo perso, quindi il PD è morto, è finito, anzi il PD va sciolto, bisogna fare altro, magari facciamo un'altra scissione, oppure sciogliamoci e poi si vede che cosa succede. Io penso che questo sia un rischio presente che noi dobbiamo combattere, perché non è vero che di fronte a una crisi profonda, se annulli l'identità, le situazioni cambiano in meglio. Anzi, quasi sempre in democrazia succede l'esatto opposto. Non hai risolto nessuno dei problemi che hai davanti, anzi, dimostri che hai paura ad affrontarli perché hai paura di affrontare la verità. E tendenzialmente sono sempre portatori di trasformismo politico, per cui ti sciogli, ti dai appuntamento dopo un mese per ricominciare magari con un altro nome, con le stesse persone e gli stessi argomenti, e riperdi un'altra volta. E quindi noi dobbiamo combattere e reagire all'idea che la sconfitta di per sé si risolve con l'esaurimento di una funzione storica. E ugualmente però noi dobbiamo combattere la minimizzazione della sconfitta, l'illusione che non è successo niente, o l'idea che tanto basta aspettare che la Lega e 5 Stelle governano, tanto governeranno male e gli italiani riguarderanno al Partito Democratico. È falso. Se non cambiamo noi, gli italiani non torneranno più a vederci come un punto di riferimento per il riscatto dell'Italia. E quindi tra il liquidazionismo di una storia e la pigrizia che rimuove i problemi, noi dobbiamo essere la terza ipotesi che dice andiamo avanti, ma dobbiamo cambiare e dobbiamo mettere in campo un altro progetto politico. Se noi abbiamo perso la fiducia degli italiani, qualche motivo ci sarà, non possiamo dire che la colpa è loro e devono essere puniti dal governo 5 Stelle e Lega, ma dobbiamo ritrovare un ruolo e ritrovare una funzione. E guardate che il ruolo e la funzione ce lo sta riconsegnando la storia, ce lo sta ridando la storia italiana, se noi cambiamo e ci facciamo trovare ponti. Il congresso serve a questo, non a leggere Zingaretti, ma chi se ne frega. Noi dobbiamo pensare come ricollochiamo questo movimento dentro la storia della democrazia italiana, per raccogliere quelle ansie di chi vuole partecipare. E perché io dico si sta ridisegnando un luogo possibile per noi se cambiamo e ridiventiamo una cosa nuova? Perché noi in questo momento, anzi la democrazia italiana, è chiusa dentro una tenaglia, una forbice che rischia di distruggere. E questa forbice, se ci pensiamo bene, io lo so che lo sappiamo che è così, ha due lame. Da una parte, è inutile che ci giriamo intorno, è il grande consenso nei confronti di questo governo e anzi le grandi aspettative nei confronti di questo governo.
Se ce la vogliamo dire tutta, probabilmente la maggioranza degli italiani e degli italiani in questo momento spera che questo governo ce la faccia, perché loro sono stati bravi a raccogliere le speranze, sono stati bravi a raccogliere le paure degli italiani, sono stati bravi a dire e a illustrare una possibile prospettiva di vita. E quindi da una lama della forbice c'è l'aspettativa, come loro hanno detto, che sono la soluzione. Addirittura quello là si è presentato il 27 settembre, ha aperto la finestra di Palazzo Chigi e ha detto: abbiamo abolito la povertà. Ed abolito la povertà. Allora io rido, ma dentro le famiglie, quando uno si sente dire nella sua condizione sociale di vita drammatica: oh, quello ha detto aboliamo la povertà, sta pensando a me. Noi dobbiamo sapere che è un tema non banale e la nostra riscossa è capire come intercettare quella missione, quel messaggio che è stato mandato. Ma qual è la tragedia? Che l'altra lama della forbice, insieme alle aspettative che ci sono nei loro confronti, è la loro grande incapacità di soddisfare quelle aspettative, perché non ce la fanno, non ce la stanno facendo. E la legge di bilancio ne è stata la riprova drammatica, perché dal 27 settembre, giorno dell'approvazione di quel documento di economia fatto a Palazzo Chigi, al 29 dicembre, noi abbiamo vissuto il dramma della Repubblica Italiana, e cioè l'idea quasi folcloristica di una classe dirigente incapace, che non è mai riuscita a governare nulla, che ha costruito e ha portato l'Italia in un angolo, isolandola nel mondo, bruciando miliardi di euro, portandoci in uno stato di isolamento che noi negli ultimi 70 anni non abbiamo mai avuto, perché non è che abbiamo cambiato alleanze in Europa, abbiamo scimmiottato, per cui abbiamo litigato con chi crede nell'Europa, abbiamo seguito i nazionalisti europei come gli ungheresi o la parte austriaca, che però essendo nazionalisti pensano alle loro nazioni e non solo a noi, e il governo italiano si è sentito affrancato dal fatto che i grandi potenti del mondo, Trump, Putin, la Cina, ci davano le pacche sulle spalle e dicevano bravi. Certo che dicono bravi, perché quello di distruggere l'Europa non è un interesse degli italiani, è un interesse loro, delle grandi potenze che non vogliono un'Europa come protagonista del mondo. E questa è la verità. E quindi noi oggi ci ritroviamo dentro una tenaglia, tra l'Italia che si aspetta che qualcosa accada, che la rivoluzione accada, e la loro incapacità di realizzare quelle promesse. Dice: ma che c'entra? Quindi dovremmo essere contenti del fatto che il lavoro si è fermato, che il PIL si è fermato, che i cantieri sono chiusi, che la spesa pubblica si è ribloccata, che oggi il lavoro è stato confermato, sta calando, perdiamo 600 posti di lavoro al giorno quasi in tutta Italia, hanno aumentato le tasse, 13 miliardi di euro di tasse per le nostre imprese, non c'è più un cantiere tra le grandi opere che è stato messo in campo, è scomparsa, è impressionante questo, è scomparsa dalla lettura dell'iniziativa politica del governo la parola scuola, se non per i tagli, è scomparsa l'università, è scomparso il trasferimento tecnologico per rinnovare le imprese. Addirittura hanno aperto un fronte drammatico sulla scienza, la ricerca e la cultura, di costruzione di elenchi di fedeltà per gli scienziati e gli uomini che creano il sapere in questo paese, come accade in tempi veramente drammatici. E perché però questo è un pericolo? Perché il combinato disposto di questa fase, aspettative e incapacità, non è detto se non succede qualcosa che porterà la loro crisi. Porterà la terza fase del populismo. La prima è stata quella della raccolta del consenso, la seconda quella del governo, e la terza fase del populismo, che ahimè è già iniziata, è quella della ricerca del capo espiatorio, di indicare di chi è la colpa. E loro indicheranno tra i colpevoli la democrazia liberale nella quale viviamo. E hanno già iniziato, attaccando la magistratura, attaccando il Parlamento, attaccando il Presidente della Repubblica, attaccando l'Europa, attaccando cioè chi? Le istituzioni dentro le quali la politica vive e si alterna.
perché Orban già lo dice, hanno un'altra idea in testa, inutile che per paura queste cose non ce le diciamo. Orban in Ungheria dice basta con le democrazie liberali, cioè con regole dentro le quali la politica si confronta, dobbiamo aprire la stagione della democrazia della maggioranza, per cui chi governa decide, e da qui le politiche che state attuando. E allora a che serve una fase di rinnovamento? Io dico il nuovo PD, la nuova alleanza, la Piazza Grande, perché siamo utili? Perché comunque da questo movimento, è solo da questo movimento che può ripartire una fase unitaria, per cui certo opposizione per dire dei no e colpire, non fargli passare nulla degli errori che stanno facendo, ma anche nel momento in cui questa crisi comincia a manifestarsi, essere quel progetto politico che a quelle persone deluse può rappresentare una speranza. Il tema del nostro congresso è questo: cambiare per ricostruire un'alternativa, ricostruire una speranza, ricostruire un'altra possibilità, perché quando loro diranno il problema è la democrazia italiana, noi dovremo dire no, il problema siete voi, perché c'è un'alternativa a voi, ed è questo quello che dobbiamo costruire, che oggi ancora non c'è. Ed è questo il tema del congresso nazionale del Partito Democratico: non cambiare il segretario, ma cambiare tante cose di noi per mettere in campo un'altra ipotesi, ed è questo il punto. E cambiare è una parola impegnativa, perché vuol dire che noi dobbiamo farci tante domande su che cosa dobbiamo cambiare. Perché vedete, la domanda non è solo, secondo me, le idee pericolose di Salvini. Il problema non sono solo le idee pericolose di Salvini. Il problema non sono solo la sciatteria e l'incapacità dei 5 Stelle. Quella la dobbiamo denunciare, va bene. Ma il vero problema, la vera domanda che purtroppo, secondo me, non ci siamo voluti fare per troppi anni, ma è il tempo che ce la dobbiamo fare, non per disfattismo, ma perché io voglio combattere, e per combattere voglio capire qual è il problema. Il problema non sono le idee eversive solo di Matteo Salvini. Il vero problema è che se quelle idee di Salvini sono eversive, noi ci dobbiamo porre la domanda: ma perché gli italiani hanno scelto loro e non hanno scelto noi? Questo è il punto che ci fa male. Se loro sono così incapaci e stanno mettendo in campo questo teatrino, ma perché però noi siamo al 18-17% e gli italiani sono catturati da questo messaggio? Dove si è determinata la rottura tra noi e le nuove generazioni, i ragazzi e le ragazze, tra noi e le persone che soffrono? Noi questa analisi e questa cosa o ce la diciamo, oppure nessun progetto di riscossa sarà credibile, e in questo dobbiamo cambiare. Io non chiedo abiura a nessuno, io non è un tema di abiura o di condanna, no, però di ricostruire da noi una cultura politica unitaria per dirci la verità, perché se no noi facciamo le nostre riunioni dove battiamo le mani ai leader come si fa nelle sette, poi usciamo e la gente non ci vota più se noi non ci diciamo la verità. E noi dobbiamo recuperare su alcune cose, e non c'è dubbio che almeno su due cose noi dobbiamo cambiare. La prima: dobbiamo dirci la verità. Noi abbiamo aiutato l'Italia a uscire dalla crisi, ce l'abbiamo fatta nelle battaglie e nelle politiche che abbiamo messo in campo, ma questo è stato anche il decennio nel quale mai come nella storia della Repubblica Italiana sono cresciute le disuguaglianze sociali, e noi non abbiamo voluto vedere questo elemento. Avevamo paura di farlo, dice è tutta colpa nostra, no, non è tutta colpa nostra. Ci sono stati processi impetuosi che hanno coinvolto anche la sinistra europea, di processi di globalizzazione che hanno cambiato il modo, la forma, i luoghi dove si produce ricchezza. Però è anche vero che questo è stato il decennio nel quale di più sono cresciute le disuguaglianze sociali. Inutile che non vogliamo guardarlo questo dato, che non sono le differenze di reddito, ma è la percezione di solitudine della persona umana. Io ho chiamato la mia emozione prima le persone, perché noi dobbiamo avere un riformismo che parte dalla necessità di soddisfare i bisogni della persona,
della persona studente o studentessa che vuole studiare o lavorare, della persona donna, della persona pensionata. Perché quello che noi non siamo riusciti a vedere con sufficienza era il prezzo drammatico che stavamo pagando rispetto al fatto della difficoltà sempre crescente di accesso ai beni comuni. Ma quante volte tutti noi abbiamo incontrato per strada chi ci diceva che il figlio non poteva andare più all'asilo nido perché erano meno soldi, perché in 10 anni sono stati tagliati 13 miliardi di euro di trasferimenti agli enti locali per fare cassa e i comuni si arrampicavano sugli specchi per mantenere servizi adeguati, che gli autobus passavano di meno perché non c'erano più la possibilità di mantenere quegli standard di servizi, sul blocco della scala sociale per cui come non mai dopo il dopoguerra chi è figlio di operaio fa l'operaio, chi è figlio del notaio fa il notaio, chi è figlio del magistrato fa il magistrato, perché la scala sociale si è ribloccata in maniera drammatica. Quante volte l'abbiamo sentito questo elemento? E noi, e lo dico con grande sincerità perché tutti siamo parte di questa storia, se abbiamo aiutato l'Italia a uscire dalla crisi non ce l'abbiamo fatta a tirarla fuori da una condizione di disagio. E quando una persona si sente sola rispetto al momento del bisogno e si sente rimettere in discussione quella prospettiva di vita che si era ricostruita, comincia a avere paura. E noi questa paura l'abbiamo a volte ridicolizzata dicendo: ma quale paura? Guardiamo al futuro. Ma se le persone hanno paura, bisogna avere rispetto di queste paure. Ci sono due sentimenti dell'essere umano che l'essere umano non può giudicare o non può decidere, anzi, sono l'amore e la paura. Non è che uno si decide di innamorarsi, si innamora, o c'ha paura, e non è che decidi di non avere paura, è una sensazione che ti viene dentro. E quella sensazione di paura aveva bisogno di una politica che a fianco tentasse di rispondere, e invece non c'è stata, e quindi la paura è diventata rabbia e insoddisfazione. E quando la politica non intercetta quella paura, passa l'antipolitica e non la risolve il problema, ma la intercetta, la rappresenta, la strumentalizza, la organizza. E la fa diventare consenso popolare. Poi sanno risolvere i problemi? No, lo vediamo. Ma questo è accaduto. E allora noi da qui dobbiamo riportare come, secondo me, abbiamo commesso l'errore. E c'è stato un elemento di sottovalutazione, ma non negli ultimi 4 anni, tanto per essere chiaro, ma nell'ultima stagione, degli ultimi 8-10 anni dell'organizzazione della democrazia, di aver perso l'ossessione di essere partito come pezzo di una democrazia compiuta. Vedete, tu prima citavi un articolo della Costituzione, io anche cito l'articolo 3 però della Costituzione. Nella seconda parte, l'articolo 3 della Costituzione dice: la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono alla realizzazione dell'individuo. I costituenti non scrissero solo i valori e i diritti, no, misero, e non nel 40° articolo, nel 3°, la Repubblica rimuove gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della persona. Cioè i costituenti dissero: o la democrazia si organizza e difende quei valori, oppure quei valori non si realizzeranno mai. E quindi noi abbiamo bisogno di una democrazia che è fatta non di popolo e di leader, perché quello è il classico modello medievale del principe e del popolo, o populista, del capo e del popolo ignorante e plebeo. Noi dobbiamo scommettere su una funzione di civilizzazione del popolo attraverso la sua organizzazione, e quindi buttarci nella società per riorganizzare corpi intermedi, associazioni, movimenti, volontariato, comitati di quartiere. Perché se invece ci illudiamo, e negli ultimi 10 anni noi ci siamo illusi di questo, che la democrazia è fatta da 7 leader di 7 partiti che fanno e disfano tutto, arriva il Salvini di turno ed entra come il coltello del burro caldo e non trova più niente della democrazia a fermarlo, e tutti si vanno a fare i selfie perché pensano che quello è l'amico loro, perché non c'è più nella società quella rete democratica
che rappresenta interessi, culture, giudica e pensa in maniera collettiva. E noi oggi siamo arrivati al 18%, ma soprattutto siamo arrivati al 18% senza un campo di alleanze e dentro una democrazia debole. Ecco che vuol dire cambiare e a che serve il congresso. Noi dobbiamo intercettare e diventare una possibile alternativa, e lo possiamo fare se cambiamo. E cambiare vuol dire, uno, ripensare una politica economica e sociale degna di questo nome che va incontro a quelle esigenze. Io l'ho chiamata l'economia giusta. L'economia giusta è quell'economia che si ripensa partendo dal dovere della crescita, perché se non c'è crescita non c'è niente da ridistribuire, ma anche dal dovere della giustizia. Noi dobbiamo essere di nuovo, fatemi dire di nuovo, perché se ce lo vogliamo dire non lo siamo più stati, perché quando uscivamo dalle nostre sedie, uscivamo di casa e qualcuno ci fermava, non ci riconosceva più come i democratici, ma ci chiedeva tu di quale corrente appartieni. E questo agli italiani non gliene frega niente se non ricostruiamo una cultura politica comune. Noi dobbiamo tornare a essere quelli riconoscibili, perché con politiche coerenti lo siamo, che sono i migliori a creare ricchezza e i più testardi, e non si vergognano a dire che tra tutti gli altri la nostra differenza è che, guarda un po', noi questa ricchezza la vogliamo ridistribuire all'insegna dell'equità e dell'uguaglianza come elemento distintivo, che non è anche qui un tema di reddito, ma vuol dire avere l'ossessione di politiche che partano dal grande tema, ad esempio, del lavoro. E il lavoro vuol dire cose anche molto semplici, molto meno complesse se dobbiamo spiegarle. Io lo chiamo le cinque dita del lavoro, perché in Italia per creare lavoro non è che serve il reddito di cittadinanza, che peraltro non ci sarà mai, perché l'hanno finanziato con una legge quasi truffa, che si finanzia con 20 miliardi di euro di dismissioni di patrimonio immobiliare. Io non so qui chi è amministratore, ma sa che in un anno 20 miliardi di euro di anche se si vendono il Colosseo, la Fontana di Trevi, qualche Totò forse, e via dei Fori Imperiali, arrivano a metà dei 20 miliardi, ma chi se li compra? E quindi quello è un bluff. Noi dobbiamo avere la forza di aprire una grande campagna sulla mano del lavoro, che è fatta di, uno, investimenti nell'università, nella scuola, nella ricerca, perché abbiamo bisogno di brevettare, di qualità, di trasferimento tecnologico, di innalzare la qualità del sapere della nostra comunità, di dare un futuro alle ragazze e ai ragazzi da questo punto di vista, per essere messi nel mondo abolendo la figura, come io ho fatto peraltro nel Lazio, dello studente beneficiario ma non assegnatario di assegni. Il secondo punto è il tema del fisco e del cuneo fiscale, che è un tema importante per creare lavoro. E quindi quando loro aumentano di 13 miliardi di euro la fiscalità, magari per dare incentivi al reddito, fanno un errore, perché questo allontana le imprese che vogliono investire in Italia. Terzo dito è la burocrazia, dove anche noi dobbiamo cambiare rispetto a quello che abbiamo fatto, per le lungaggini che ci sono ancora oggi in questo paese per fare un'attività economica. La legalità e la lotta alla mafia, l'opposto di quello che loro hanno fatto, perché loro, con la scusa di dire accorciamo i tempi, hanno eliminato l'obbligo del decreto antimafia per gli appalti fino a 150.000 euro. E che c'entra questo con la velocizzazione degli appalti, scusate, se non è invece un occhiolino ai furbi? Perché uno che partecipa a una gara sopra i 150.000 euro non deve più presentare il certificato antimafia? Hanno detto lotta alla burocrazia. Quale burocrazia? E quindi noi dobbiamo riprendere il tema della burocrazia per metterci in sintonia con una parte di imprenditoria onesta e per bene che c'è. E quinto, le infrastrutture: ricerca, scuola, fisco, burocrazia, legalità, infrastrutture per il lavoro, perché l'economia giusta deve essere il nostro elemento identitario. E infine, cambiare l'idea di partito e di alleanze, nuovo PD e nuova alleanza, perché noi abbiamo bisogno di un nuovo modo di essere organizzati. Basta con questa stupida idea che i nemici sono tra di noi, e quindi dobbiamo innanzitutto lottare in botte fratricide per distruggere quello che siamo. Noi abbiamo distrutto un'alleanza e una coalizione perché sempre
di fronte a 10 cose sulle quali siamo d'accordo e 10 cose sulle quali non siamo d'accordo, abbiamo privilegiato partire da quelle su cui non siamo d'accordo. Questa cultura politica ci ha portato a sparire come forze competitive delle elezioni amministrative. E quindi dobbiamo costruire anche un nuovo soggetto politico che faccia contare di più le persone, che si organizzi nei territori e che faccia quella democrazia partecipata un suo grande obiettivo e che costruisca intorno a sé delle alleanze. Dici, con chi? Ti costruiamo le alleanze, andiamo a vedere nella società, alleanze sociali, culturali, stimoliamole noi le alleanze, se non ci sono coltiviamole. Perché nei giorni drammatici, come hai detto, in quale abbiamo perso tutto, in alcuni comuni, in alcune regioni abbiamo vinto? Perché la differenza dov'è? Era nell'attenzione a questo, a non avere la presunzione che tutto quello che non è PD è nemico del PD. No, si è del PD e si può essere alleati del PD, è una bellissima parola, dentro dei programmi e delle leadership che poi devono produrre la sintesi. Ma dobbiamo ritornare ad essere forze ospitali e alleanze ospitali, ecco perché bisogna lottare. Io, vedete, ce la metterò tutta. Io potevo anche continuare a fare solo il presidente, ero stato rieletto, sono il primo presidente rieletto per la seconda volta della mia regione, ma c'è un tema che riguarda la democrazia che non permette più a nessuno di essere spettatori, e quindi noi abbiamo bisogno, proprio se abbiamo paura e vediamo la lettura di Salvini e di Di Maio così pericolosa, abbiamo bisogno che il 3 marzo a quei gazebo ci sia la fila delle persone. Io dico addirittura votate chi vi pare, votate pure i miei avversari, ma bisogna che lì ci sia la fila, perché quello cambierà la storia. Perché se noi il 4 avremo una grande partecipazione popolare di 2 milioni di elettori, non per decidere il segretario del PD, ma per fermare la deriva della democrazia italiana, allora sarà l'inizio del giro di boa. E poi dovremo fare tutto il resto, e lo dovremo fare insieme, ho concluso. Sarà faticoso, io non vi prometto, non ce l'ho la bacchetta magica, vi giuro che la strada sarà lunga, però la dovremo fare insieme, perché è vero che da soli si va veloce, ma abbiamo imparato che però insieme si va più lontano, e noi dobbiamo andare lontano. Grazie.